Ultime operazioni, si spera, di bonifica per lo spegnimento dell'incendio dei Monti della Maddalena in località San Raffaele a Sala Consilina, che ha devastato la montagna valdianese per 9 giorni. Le squadre aeree, come quelle dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano, hanno lavorato per 9 giorni per spegnere del tutto il rogo che ha spaventato la cittadina di Sala Consilina. La zona impervia in cui si sono propagate le fiamme ha reso particolarmente difficile le operazioni di spegnimento e bonifica, soprattutto per le squadre dell'antincendio boschivo, ma anche i mezzi aerei devono far fronte al vento e alle fiamme, e lo hanno fatto in queste 9 giornate di lotta al fuoco, che è stata devastante sia per gli operatori sia per i mezzi. Fuoco che ha colpito l'intera montagna di Sala Consilina. Sono persistenti anche nella giornata di oggi alcune fumaiole in un vallone montuoso impraticabile sia dalle 4 unità dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano sia per i mezzi aerei. La ventilazione poi sostenuta della zona ha fatto di tutto per rendere ancora più difficile le operazioni di spegnimento. Oggi si spera sia l'ultima giornata di lavoro, ma la vigilanza resta attiva, così come le indagini per cercare di comprendere chi siano stati i piromani di questa devastazione.